Ecco, per quanto riguarda la demolizione dell'ex cinema, come avverrà? Allora, avrà avuto di vedere che da ieri è stata, come dire, impedita la circolazione nel tratto antistante proprio l'ex cinema Orchidea. Il fatto che non si vedono le macchine sulla strada non significa che non ci sta lavorando per le demolizioni. Laddove è possibile, le lavorazioni vengono fatte dall'interno, ma con pericoli di crollo anche sulla viabilità. Quindi c'era un obbligo di interdizione del traffico veicolare per un numero di giorni che comunque è limitato. La previsione è di 20 giorni. Se riusciamo a ridurre anche questo tempo di limitazione al traffico in quelle strade, ci proviamo, insomma. La demolizione sarà soltanto di una parte del fabbricato? Sì, solo una parte del fabbricato, cioè le isole, gli angoli del fabbricato, ci sono delle lesene significative per, come dire, come vincolo di sovrintendenza. Quando è stato approvato il progetto verranno lasciati così come sono, naturalmente migliorati e rimessi in ordine dal punto di vista estetico.